e benvenute. In questo video vi voglio mostrare gli ultimi acquisti che ho fatto durante le vacanze. Sono stata una settimana circa in campeggio su da mia sorella, che è l'altra fatina del trucco. Vi lascio qui sotto il link del sito in cui poter vedere i suoi post, in modo che così la conoscete e vedete il modo in cui scrive, in cui si racconta. Siamo stati una settimana lì a rilassarci perché lei è un campeggio tra Mondovì e Cuneo a Farabosa Sottana, e quindi siamo andati a fare una settimanina di relax. Lì c'è un outlet che si chiama Mondovicino nella città di Mondovì, subito dopo l'uscita dell'autostrada. Il negozio di testa che c'è lì è il negozio di Deborah, l'outlet appunto di Deborah. Sono stata lì a fare un giretto perché in genere negli anni scorsi c'era sempre comunque qualcosa di interessante. Quest'anno ho notato che questo negozio si sta un po' uniformando agli altri, poiché ne hanno aperti altri nelle varie città come Milano, anche qua sul Guelfo, qui a Bologna ne hanno aperto uno. E quindi si sta un po' uniformando agli altri, mentre prima era più outlet, quindi c'era un po' di tutto, anche di cose vecchie. Adesso c'è poco d'offerta e quindi è tipo un negozio Deborah, non è più diciamo un outlet, ecco, mettiamola così. Ho acquistato solo tre cosine che erano convenienti e due le volevo provare. Allora, come primo prodotto vi mostro questo blush, che è il blush della linea Face Perfect di Deborah. È un 15 ml ed ha una scadenza di 12 mesi dall'apertura. È questo blush cremoso con texture molto leggera, a lunga tenuta. Il colore è il numero 4 Moui. Vediamo, me lo sto facendo vedere al contrario. Maui. È questo bellissimo rosa, ne vuole giusto, io lo sto sbocciando adesso con voi, però mi sa che ce ne vuole proprio poco poco, vedete, questo è proprio il tono. Io lo picchietto ed è un bellissimo un bel rosa naturale. Giusto da fare un po' le guance un po' rinfrescate, un po' un tono guance salutari, ecco, diciamola così. È un bellissimo tono, un bel blush, molto carino. È costato tipo sui 3 euro e qualcosa, non è costato tantissimo, era in offerta. C'erano poche offerte, le cose che erano in offerta sono più o meno quelle che io ho preso, ecco. Poi c'erano altre cosine tipo rossettini, ma non mi interessavano. L'altro prodotto che mi interessava tantissimo è questo blush stick di Deborah, Bone Mine Effect. La mia è la tonalità 02. Questo è il colore. Il colore è questo rosato. Bellissimo rosa anche questo, molto carino. Non mi ricordo di quale collezione sia, non credo di averlo mai visto in giro, almeno io. Fantastico comunque. È più scuro dell'altro rosa, ma questo sfumato deve essere bellissimo sulle guance. Poi lo usate voi, vedete un po' voi come impostarlo. L'ultimo prodotto che ho preso di Deborah, poiché c'erano tutte le terre in offerta, tra cui questa, che è questo duo di Debbie, è il Maxi Duo Sun Bronzing Power più Powder più Blush. La mia è la tonalità 08, c'era solo questa tonalità in offerta. No, c'era anche un'altra tonalità, però era più color terra, ecco. C'erano due tipi color terra, uno un pochino più dorato e l'altro proprio terra, come questa. Io ho preso questo duo poiché l'altro è un bellissimo blush rosato, che sulle guance vi fa questo, ecco, proprio questo tono, che vi fa questo effetto abbronzato veramente molto bello, baciato dal sole, fantastico. E l'altro è la terra, è comunque molto chiara. Io la utilizzo anche come contouring, vedete, questa è la terra, questo è il blush, perché comunque è proprio il mio tono di pelle.
è un po' polverosa, ma comunque come duo da portare in giro, per il prezzo che ho pagata, 3 euro, è fantastica. Ha un profumo di solare, quindi non ha un profumo troppo eccessivo. Come ultimi prodottini ve li faccio vedere in questo video, poiché non so stare a fare un altro video per di 3 minuti per farveli vedere. Nell'outlet di Deborah mi hanno dato questo kit che si chiama che è il kit Dermolab, e all'interno c'è una campioncina idratante intensiva e un volumizzante seno. Allora, sono entrambi di 8 ml l'uno. Quello che mi interessa di più è il volumizzante seno, poiché avendo fatto dieta e quindi essendo dimagrita mi si è un po' sputato il seno. Questo è un effetto rimodellante e riempitivo. Lo proverò, poi magari vi faccio magari sapere, anche se da un campioncino così non si può avere un parere eccelso di una cosa del genere, perché ci vuole un po' di tempo per vedere se funziona o almeno se ha fatto qualche effetto, e quindi ci faremo bastare questo per la prova, poi vedremo, insomma vi farò sapere un po' il mio parere. Appena tornata dalle ferie, quindi appena tornata a casa, siamo tornate a casa il giovedì, siamo andate a fare un giretto, sono stata a fare la spesa come prima cosa, perché ovviamente non c'era più niente a casa, e come mia sorpresa, qui alla Coop qui vicino c'erano tutti i prodotti Maybelline scontati al 50%, quindi io volevo vedere se riuscito a trovare il mio correttore, l'Instant Anti-Age, ma non c'era. Volevo provare il fondotinta, ma la mia tonalità light non c'era, c'era quella sabbia ed era troppo scura, era una cosa forzata, e fare, prendere le cose per forzatura di provarle anche se non trovo scuro non mi va di farle, perché poi le lascio lì e non le uso. Ho trovato questa, c'era anche la Fit Me, dato che i correttori non c'erano più, il fondotinta comunque ce l'ho, il mio tono non c'era. Volevo provare da tanto la cipria, che è questa qui, la 120, non l'ho ancora aperta e l'aprirò poi più avanti. Comunque il tono è il 120 ed è questo rosato con base un po' gialla, base gialla, sì, perché comunque è il mio tono, io ho un sottotono giallo. Il tono è il 120 Classic Ivory, l'ho pagata 4 euro. Per averla pagata così poco sono veramente soddisfatta. C'erano tante altre cose di Maybelline, c'erano mascara, ma io tipo i mascara mi sa li ho quasi praticamente tutti. Sì, li ho tutti. L'ultimo che è uscito è il Rocket Volume, e ce l'ho. Poi l'altro nuovo che è uscito è quell'altro che mi avevano inviato Blogger Italia, quindi li ho praticamente quasi tutti i mascara di Maybelline. Ce n'erano un paio che mi interessavano, ma dato che ho detto vabbè, evito, se no li lascio bene nel cassetto, non li utilizzo. Magari la prossima volta, sperando che c'è ancora lo sconto, li prenderò. Comunque non è male avere il 50% di sconto, si vede che stanno rinnovando tutta la linea, o magari stanno per forza di scadenza di date, allora stanno vendendo quello che avevano lì e poi magari rimettono l'assortimento nuovo. Comunque vi consiglio di andare a vedere magari nelle Coop, non so se tutte le Coop lo fanno o soltanto quella dove abito io. Comunque è un'offerta veramente valida. Poi ultima cosa che ho acquistato, sono andata a fare un giro in un centro commerciale, e dato che c'è la collezione di Kiko, la Rio al 30%, volevo tanto prendere un blush, perché mi sono sempre ispirata, anche se volevo prendere il pennello, ma sinceramente per quel prezzo 11 euro preferisco prendere un pennello di Zoeva che di Kiko. E quindi ho lasciato perdere il pennello, tanto prima o poi prenderò quelli di Zoeva. E allora mi sono fiondata su un blush. C'erano solo due tonalità disponibili, ho preso la 02, che è quella Copacabana Coral, che è quella che mi ispirava di più. Il tono è questo, il packaging lo conoscete tutte, lo conoscete anche forse meglio di me. Il tono è questo bellissimo pescato con questa parte azzurra e marroncina. Come si può usare questo prodotto? Questo prodotto lo potete usare o singoli o mixato, quindi è come se fossero tre prodotti in uno ed è veramente molto molto comodo. Vabbè, poi c'è un grandissimo specchio, ha una profumazione leggermente
di solare, ma neanche più di tanto, però è veramente bellissimo perché ne ho sentito parlare veramente tanto bene. Poi sapete che a me i blush, poi quelli cotti mi piacciono veramente tantissimo e quindi ho voluto provarlo. Infatti vedevo che la cialda era un po', cioè la cialda un po' debole, si gira. Allora, questo è il blush singolo, questa è la parte sulla. Se non cade non si stacca, già da un po' debole. Questi sono i due toni, questo è il blush, mentre questo qui è la parte azzurra, l'altra parte che sarebbe tipo l'illuminante o comunque da mixare per fare questo tono leggermente pescato, molto carino. L'altro era anche molto bello, c'era un colore rosato pieno, e l'altro invece era un altro tono, non mi ricordo che tono aveva, però comunque interessavano molto. Questo erano 18 mesi di scadenza e 8 grammi di quantitativo all'interno. Carino. Lo proverò e farò sapere un po' come mi ci trovo. Niente, suppongo di non aver preso più niente, no? Questi sono tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo, ne ho fatti giusto pochi, anche perché tanto sto cercando di risparmiare, diciamolo. Anche perché voglio prendere alcune cose MAC, quindi evito di comprare cose inutili, cose che non mi servono, volendo provare MAC. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere come vi trovate voi. Se avete qualche prodotto che io ho comprato, fatemi sapere come vi trovate. Quali sono gli acquisti che avete fatto in quest'ultimo periodo, anche con i saldi, se ne avete approfittato, anche se sinceramente sono. Non è che c'era poi così tanto di saldo, diciamola così, non c'era tantissimo. E quindi se ne approfitta di meno. Piano piano passano gli anni, piano piano fanno saldi un po' schifosi. Comunque, niente, vi ringrazio per aver visto questo video e vi mando un bacio a tutte. Ciao ragazze!